Certo che queste casette dell'acqua sono proprio una genialata, soprattutto d'estate quando fa caldo, un bel bicchiere d'acqua fresca targato Brianza Acque è una vera bontà. E visto che sono una genialata, queste belle casettine, a questo punto vediamo se all'interno c'è il genio. C'è il genio della casetta. Vediamo se all'interno c'è il genio della casetta. Ma certo che sì, Enrico Pivari, lo ritroviamo ancora una volta. Grazie Enrico, ovviamente si scherza come sempre, perché ci ritroviamo, perché diamo ancora qualche consiglio utile sulla nostra casetta. E più che un genio, oggi mi sembra un gigante. Tesserina alla mano, carica, senza esagerare, bastano 5 o 10 euro, poi scopriremo dove si va a ricaricare e come si fa. 5-10 euro perché il costo dell'acqua è 5 centesimi al litro. Eccoci qua Enrico. Quindi si inserisce la tesserina nell'apposita fessura della casetta e poi con uno di questi tre tasti si seleziona la tipologia di acqua che si vuole prelevare, quindi frizzante, naturale fredda e naturale ambiente. Semplicemente schiacciando. Siamo al totem, che non è il totem indiano ovviamente, ma è il totem di ricarica della casa dell'acqua, la stazione di ricarica e distribuzione delle tessere. Quello che noi raccomandiamo quando si viene in questi macchinette distributori è di leggere attentamente quelle che sono le istruzioni, sia per la ricarica che per la nuova, ottenere nuove tessere. Una cosa molto importante da evidenziare è che la macchinetta, però c'è scritto, non dà resto. Siccome la tessera costa solo 3 euro, molte volte la gente, per comodità, giustamente, invece di mettere solo i 3 euro per la tessera, mettono magari 5 euro, quindi 3 euro per la tessera e poi 2 euro di ricarica. Quindi io inserisco dove mi dice la banconota, schiaccio il pulsante, nuova tessera, la tessera cade, la tessera, e la appoggio qua. Avete sentito che ha fatto il suono? Vuol dire che io adesso la tessera è ricaricata dei 2 euro di credito residuo. Invece, se si vuole solo ricaricare, si appoggia la tessera qua e si introduce o la banconota o la moneta per caricare la tessera. E un'ultima cosa, se mi permettete, che è molto importante. Con spia rossa spenta, il distributore delle tessere non è in funzione e si può solo ricaricare. Ma se la spia rossa è accesa, vuol dire che ci sono le tessere dentro e possono essere distribuite. Quindi non è un allarme. No, il rosso allarme. In questo caso, strano ma vero, non è un allarme. Non è un allarme. Come sempre si chiude con il nostro bel brindisi finale. Dove scorre l'acqua, scorre la vita. Prosit, salute. Salute. Salute.